di pacificazione. Onorevole Di Stefano, se no poi dice che non le do la parola e ha ragione perché finora non le ho dato la parola. Vada. Grazie. No, intanto eh, ha fatto bene il giornalista, l'inviato, a chiarire che parentela tra Movimento 5 Stelle e PD non no, ce mai no, ma non, non volevo dire stata. che foste voi parenti, per carità. Era... No, 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 l'inviato l'ha chiarire e sì, ha fatto sì, bene. Sì, 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 sì. Non c'è mai stata nessuna parentela, anche perché apparentarsi con un partito che ad esempio oggi ha salvato il senatore Domenico Desiano dall'arresto per tangenti non è cosa che appartiene al Movimento 5 Stelle, l'ha votato insieme a Forza Italia. Chiariamo una cosa, perché mi sa che si vuole proprio togliere la responsabilità a chi ce l'ha, che è il PD, sull'Unione civili. Vi comunico che il Partito Democratico, tramite il suo Premier Renzi, quest'anno ha messo qualcosa come 40 votazioni di fiducia alla Camera e al Senato. Ha fatto la votazione di fiducia persino sulla legge elettorale, dove l'unico precedente era quello di Mussolini. E allora, proprio in una legge delicata come quella sull'unione civili... Viene a dare la responsabilità a noi per una votazione che non si è effettuata, aveva almeno dieci modi diversi per portarla a casa subito. Uno, se proprio voleva, noi non condividiamo perché siamo parlamentaristi e vogliamo la discussione parlamentare, mettere la fiducia. Due, discuterla, perché quello che non dice il sindaco Ricci è che non si è fatto ancora neanche un voto al Senato. Ovvero la legge è arrivata, mi faccia parlare, poi ha parlato abbastanza, credo, quindi io l'ho fatta parlare tranquillamente. E non si è fatto neanche un voto perché? Perché una volta che il PD si è contato, tant'è che la Cirinna parla chiaro e dice che è stata tradita da forze interne al Partito Democratico. Beh, ha, detto anche ha capito anche voi, di non comunque... avere i numeri con i suoi alleati? perché Ricordiamo che il PD oggi è alleato proprio di chi non vuole la legge Cirinna, ovvero il centrodestra. E quindi ha dovuto ricorrere a un escamotage per rinviare la discussione. Tant'è che la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Nunzia De Girolamo, eh, scusatemi, eh, eh. Nunzia Catalfo, ah, ecco. no, prima, cioè... prima, eh, prima e unica richiesta che ha fatto votare al Senato ieri è stata quella di indire una seduta straordinaria, quindi continuare a votare oggi. Domani fino a che si chiudeva il provvedimento anche di notte in caso e il senatore Zanda, capogruppo del Partito Democratico, ha chiesto la parola per dire rinviamo tutto al 24. Cosa è... significa questo? Così chiudo questo cappello. Sì. Questo significa che la volontà politica del Movimento 5 Stelle è chiara fin dal primo giorno. Noi abbiamo detto noi siamo favorevoli alle unioni civili, le voteremo ma bisogna votarle, non si sono ancora votate. 500 emendamenti lavorando si chiudono in tre giorni. Noi stamattina alla Cana. In quattro ore ne abbiamo votati oltre 90, è fattibilissimo. Le furbizie come le, come le bugie hanno le gambe corte e quindi vedremo adesso quando sarà ora di votare come voterete. No, La materia delle unioni civili, come voi avete richiesto in Commissione, non è una materia che il Governo ha posto al Parlamento in termini di maggioranza-minoranza, tant'è che le ripeto, lei in Parlamento lo dovrebbe sapere meglio di me. I protagonisti principali di questa riforma sono il Partito Democratico e le altre due forze di opposizione, sia Shell che il Movimento 5 Stelle. E proprio per questo motivo non ci si sottrae all'ultimo minuto. Io non ho capito che cosa state a fare in Parlamento Ma se vi sottraete da cosa? sempre. Vorrei capire: sottrarsi da cosa? Sottrarsi no, non abbiamo... dal votare no, in non Aula mai... un testo che avete discusso no, due anni no, no, in commissione, no, no. Ricci, voi compresi. Ricci, la Ciri quando in dice. Mi sono ho sbagliato, sono stato ingenuo, mi sono fidato del Movimento 5 Ma Stelle perché avevate allora... garantito in aula di votare l'emendamento Marcucci. Dopo. Dopodiché dopo. adesso, ripeto, è questione di giorni la prossima settimana si comincerà a votare e ognuno avrà la responsabilità di e votare il testo. Aggiungo... Io nel PD sono tra quelli che dicono che non va cambiata una virgola di quel testo anche ed noi. ognuno si, prendere, si prenderà le proprie responsabilità, poi vedremo come andrà a finire. Okay. Io ve lo dico perché, magari in alcune parti d'Italia, capitano anche cose positive faccio un esempio molto piccolo del mio consiglio comunale su un altro tema ma eticamente molto sensibile abbiamo votato lunedì in consiglio comunale un ordine del giorno sul testamento biologico in maniera trasversale facendo una discussione molto semplice e anche se il primo firmatario era un consigliere del PD quelli del Movimento 5 Stelle non hanno fatto tatticismo e l'hanno votato quindi voglio dire, si possono fare le cose per bene senza far senza valere tatticismo. ogni volta la tattica politica di Stefano, di, di Stefano, di Stefano, di Stefano entro solo con questa... La della Cirinà, e poi le lascio la parola. Monica Cirinà, accusa i 5 Stelle. Ecco gli sms in cui mi assicuravano i loro sì. Poi, nella notte, è arrivato il diktat stalinista di Di Maio. <ride> Niente da ridere. Noi abbiamo una votazione, fatta online, che dice chiaramente che voteremo, e l'abbiamo detto anche pubblicamente al Senato, che voteremo la riforma per com'è. Siamo stati i primi a dire che non va toccata questa riforma. Uh -huh. E se la Cirina a questi sms li facesse vedere, perché a parlare siamo tutti bravi, ma non l'abbiamo visto ancora nulla, io ho soltanto una certezza. Noi abbiamo sempre detto che pratiche antidemocratiche, come il cosiddetto canguro, non debbano essere utilizzate. Perché? Perché il Parlamento è fatto per discutere le proposte di modifica e allora quando erano 5.000 emendamenti abbiamo comunque detto che non, il can, che non avremmo votato il canguro ma capisco che se ne potesse parlare perché erano 5.000 emendamenti ma con 500 emendamenti dice lavorando, con me, lavorando emendamenti si può tre discutere. giorni si potevano votare è inutile che ricci prova a dire vedremo da mercoledì perché quasi c'è un gruppo politico che è stato chiaro abbiamo preso pure critiche per questo e il 5 stelle che dal primo giorno ha sì, detto voteremo il testo per come Senta, le accuse della base pentastellata, avete fatto un vecero gioco politico, attacca il sindaco di Parma Pizzarotti, occasione eh, sprecata, protesta delle associazioni gay, come risponde a tutto questo il Movimento? Ma a parte che accusa della base del Movimento 5 Stelle è una frase molto avventurosa perché eh, Cito io, io ho letto... Sì, infatti Repubblica è il giornale del PD. Eh, ho letto ah, eh. Eh, dice, ho, sì. ho suo punto il, di vista, certo. La tessera numero uno del PD è il, il, il direttore eh, di Repubblica, eh, il, il capo di Repubblica, quindi eh. Carlo De Benedetti. Detto ciò, la base del Movimento 5 Stelle ha capito perfettamente che non puoi barattare un diritto che è quello della discussione parlamentare allora... per accedere a un altro diritto. Perché domani no. questo sarà usato contro di te per toglierti tutti gli altri diritti. Sì, Noi ma... abbiamo la possibilità di votare questo testo, facciamolo. Dov'è il PD? In questo momento è il Senato, è chiuso. Lo diciamo ai cittadini che è chiuso ah, il Senato rimette, in questo momento. Rimette, si ma poteva ma votare oggi, domani e sabato. diventate, no, diventate grandi, Ricci, Lei lo sa che è, è due chiuso il Senato che, in questo momento. È anni è tre anni che siete in Parlamento. Tre anni che siete in Parlamento. Vi siete sottolineati sull'elezione del Presidente della Repubblica, sulla legge elettorale, sulle riforme costituzionali. Su tutto ciò che dovrebbe venire in giro, Ricci, vi siete sottratti. Mi parli di questo, il siete vostro problema è governo. che avete. Velle voi al governo, Ricci. Avete, ogni volta che vedete il PD, andate fuori siete di terra. voi testa. al governo, Ricci. È più importante per fare governo. un dispetto al PD che fare le cose utili per il Paese. Quindi siete voi, è voi è al governo, ragazzi,